Mi chiamo Wittfrieda Mitterer, mi occupo di bioarchitettura. In questa occasione ho provato a tracciare un quadro della bioarchitettura applicata. In particolar modo ho raccontato l'esperienza di Onna, che è un paese distrutto dal terremoto nel 2009 nella zona dell'Aquila e che sta per essere ricostruita. Onna, il borgo bello com'era, così bello dovrà diventare da capo. Bioarchitettura quindi intesa come la scienza delle relazioni, come un insieme vitale di tutto il mondo vivente. Il momento più importante della bioarchitettura non è quello come fino adesso è sempre stato insegnato nelle università, negli atenei, ossia di fare riferimento nel momento progettuale a forma-funzione, ma sarà quello di tener conto della facilità di antropizzazione dello spazio vitale. Mi spiego meglio, una bella piazza non è un insieme di architetture belle una accanto all'altra, ma è l'equivalente della qualità delle relazioni di queste architetture tra di esse. Per cui là dove c'è relazione c'è nesso, dove c'è nesso c'è un significato e dove c'è un significato io ho piacere di mettere le mie radici e quindi ho piacere di costruire, di mettere su casa, di costruire un immobile. Perché l'edificio è un immobile alle radici. Pertanto dobbiamo smetterla di progettare come se avessimo davanti dei mobili che possiamo spostare da una parte all'altra, ma dobbiamo fare riferimento nel momento progettuale, che significa gettare in là, guardare in là, progettare. Dobbiamo fare riferimento ai codici, alle tradizioni, ai luoghi, alla storia e alla geografia all'interno della quale abitiamo.